E allora l'Instant Focus di oggi lo affrontiamo con un ospite che salutiamo e che siamo contenti di avere qui alle Fonti TV, Luca Telese, TPI, ma anche ovviamente La 7. Luca, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Ciao! E allora, con te ripartiamo proprio da quello che sta accadendo, da quello che è accaduto questa mattina, quello che sta accadendo adesso, e cioè riavvolgendo la bobina, ma solo di qualche ora, insomma, si parla e si sta ancora parlando della decisione, dell'intesa su autostrade con lo Stato che subentra, con i Benetton che escono, ma rimangono dentro con il 10%. Già si parla di vincitori e di vinti. Il mercato sta dando ad Atlantia una buona dose di vittoria, nel senso che è rimbalzato il titolo oltre il 25%. I politici dicono invece che è la vittoria dello Stato, è la vittoria dell'Italia, è la vittoria della giustizia. Non so se ha senso, non so cosa ne pensi tu e se ha senso parlare di vincitori e vinti, dato che poi insomma c'è chi dice bene il PD, meno il Movimento 5 Stelle. Insomma, una storia all'italiana questa di Autostrade per l'Italia, e hai avuto ragione tu forse nel tuo editoriale TPI, su TPI, in cui dicevi, beh, insomma, Conte, se autostrade è un bene primario per gli italiani, che subentri e che intervenga lo Stato per davvero. Ma io sono contento, nel senso che personalmente se avessi dovuto seguire il mio istinto di cittadino e di giornalista, li avrei privati di qualunque potere e mandati su un atollo, perché è stato gravissimo non solo quello che è accaduto su Ponte Morandi, ma anche l'orrore che si è verificato poi, il tener duro su un management che aveva una responsabilità enorme, quasi potremmo dire certificata da tutto quello che è emerso durante le inchieste. Le intercettazioni abominevoli con i periti che dicono: beh, aggiusta quel dato, questo ponte è a rischio, ma cerchiamo di farlo apparire diversamente. La catena di responsabilità enormi che si è determinata sulla mancata manutenzione del ponte. Dal 2014 c'erano grida di allarme. Tecnicamente è stato provato che c'era da fare il retrofitting e lo ha spiegato anche il tardivo e precipitoso appalto con cui Autostrade nei giorni precedenti al crollo diceva: facciamo subito la gara. Quindi nessun dubbio per me sulla responsabilità di Autostrade, nessun dubbio sulla responsabilità del management, anzi forte responsabilità, e per me è responsabilità morale, etica, personale anche dei Benetton che fanno le belle damine e dicono: vabbè, ma io sono solo il proprietario. E no, Cocco, ti sei preso un bancomat, hai fatto un sacco di soldi, hai usato intelligentemente, purtroppo ma in modo perverso, i lavori di manutenzione per poter giocare sulle tariffe. Adesso, in un paese civile in cui non ci fossero i contratti, tu te ne andresti a casa. Allora, questo aveva un costo enorme, quanto 20 milioni, come dicevano loro, per cercare di disincentivare, 17, 16, sarebbero stati tanti comunque. Quindi il compromesso che loro vengono tecnicamente evirati, cioè privati di qualsiasi potere di comando, non stanno neanche nel CDA, a me sembra un buon compromesso. Non vengono rovinati gli azionisti che ci sarebbero finiti di mezzo, e non possono dire che è un'operazione bolscevica perché gentilmente conservano anche una quota percentuale di azioni. Siamo tutti contenti e per fortuna le famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo e sapere che il sacrificio dei loro cari non è stato vano, perché già da quest'estate si sta controllando a tappeto tutta la rete. Della lettera di De Micheli a Conte, di cui insomma adesso i vari online scrivono come Conte sia stato in qualche modo messo così, insomma, inchiodato, ecco, sul fatto che abbia voluto rinviare e ignorare questa lettera in cui veniva chiesta una decisione, insomma, pronta su questo argomento. Secondo te, insomma, ha senso portarsi dietro ancora questo argomento con tanto di lettera ignorata, o sostanzialmente bisogna guardare a cose più importanti, dato che insomma c'è un'emergenza sanitaria ancora non sappiamo quanto lontana, ma comunque non ancora morta purtroppo, e una situazione di aiuti da parte dell'Unione Europea da sfruttare e da perfezionare il prima possibile? A me quella lettera sembra già bypassata dagli eventi, cioè era la fotografia di
un avvertimento che veniva dato è già superata da quello che è accaduto, la trattativa, il rilancio nella notte. Non so come dirti, perché di solito non uso espressioni grevi, ma il fatto che i Benetton sono partiti da difendere il loro manager, a decapitare il loro manager, dal dire non ci schiodiamo, da minacciare fuoco e fiamme, da minacciare lo Stato, cioè tutti noi, fino a arrivare a quell'ultima proposta all'1 di notte, come la resa dell'ammiraglio Dönitz del Sì. 1945 con la Germania in ginocchio, ecco, è un po' come dire in oxfordiano che hanno cacato sangue. E io che ti devo dire su questo, siccome le responsabilità per me esistono e quello che è accaduto è di una gravità senza precedenti, lesinare anche risarcimenti alle famiglie, tenere il braccino corto come hanno fatto in tutti i primi giorni dell'emergenza, cioè io queste cose lo so che è brutto, lo so che è scomodo, lo so che non è politicamente corretto, ma io queste cose da giornalista che le ha raccontate in diretta non me le dimentico. E quindi fuori dal consiglio di amministrazione, dentro con una quota che dice che gli si lascia pure qualche soldino, e ritornano evirati dentro quella società con pesi e contrappesi molto diversi. Ci avviciniamo al 17-18 luglio, giorni in cui si dovrà prendere una decisione una volta per tutte sul Recovery Fund, sugli aiuti europei. Conte ha detto siamo abbastanza soddisfatti, auspica un accordo ovviamente all'unanimità entro la fine di luglio. Oggi si è espressa in questo senso anche l'Eliseo, c'è da ricordare che comunque i paesi ostili a questo accordo, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca, al momento continuano Ti a... ringrazio Sì. di non averli chiamati paesi frugali. I paesi egoisti stanno con le penne basse. La Merkel si è convinta che bisogna dare un aiuto all'Italia e non solo all'Italia, perché se no le loro Mercedes e i loro geni di lusso se li tirano in fronte. E forse con molta fatica, malgrado il pressing dei paesi egoisti, dei ridicoli olandesi, di Rutte e della sua allegra combriccola, forse si riuscirà a fare l'unica cosa che salva l'idea dell'Europa come entità. Ti ha sorpreso anche in questo caso, a fronte di un'emergenza globale, una certa lentezza nelle decisioni da parte dell'apparato, del pachiderma, Unione Europea? No, mi fa schifo, ma non mi ha sorpreso. Sono di una miopia, sono proprio come quelli che danzano sul baratro, sono degli imbecilli totali. Ma a voi sembra veramente che un paese che io amo e rispetto come l'Olanda possa essere governato da un ex manager della carne in scatola, non so che cos'è, che si permette di immaginare un'Europa senza la Spagna, senza l'Italia e senza la Francia? Cioè abbiamo Versailles, l'Escorial e il Colosseo contro questo ex manager frustrato che può fare nobilmente lo smerciatore di fiori e di prostitute, ma non deve permettersi di dire che cosa l'Italia deve fare in Europa. Cioè devono baciare per terra e devono capire che l'identità dell'Europa siamo noi. L'Europa è nata a Roma dalla comunità del carbone e dell'acciaio, non è nata a Forlimpopoli oppure ad Amsterdam o a Heemskerk, dove pure c'è un bellissimo castello, ma insomma roba da 50 turisti che fanno il giro in bicicletta. Torneremo a girare in bicicletta, in realtà lo stiamo già facendo, però insomma arrivano nuovi dispositivi disposizioni, chiedo scusa, sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Italia, in Lombardia in particolare, via la mascherina, o meglio, la mascherina da indossare solo se non c'è il distanziamento opportuno è un segnale evidentemente piuttosto forte sulla volontà di tornare a una normalità che non so se tornerà a essere quella di prima, non so come sia la tua di normalità da questo punto di vista, però insomma ci stiamo sempre più riavvicinando al periodo pre-Covid. Con però la seconda ondata sempre comunque lì, insomma, sembra quasi che stia aspettando un nostro passo falso. Vedi Stati Uniti, vedi Florida e vedi anche altri Guarda, paesi del su Sud questo ti America. dico l'ultima cosa fuori dalle righe perché è la mia passione, ne parlavo con mio figlio oggi a pranzo. Non basta, ma stiamo scherzando, cioè intanto bisogna differenziare
Non è possibile, siccome la metà degli epidemiologi stanno in Lombardia, non si capisce che la Lombardia dovrebbe essere trattata diversamente dal resto d'Italia, finché il suo tasso di contagio resta da solo la metà di tutto il resto dell'Italia. La seconda cosa è che non basta, cioè abbiamo delle limitazioni folli, a cominciare da quella a scuola, che viene chiamato principio di massima cautela, però se poi si deve smontare il diritto allo studio, io dico attenzione, perché in questo momento il virus non è aggressivo e quindi noi dobbiamo fare guerra di movimento, ma non lo dice Deleuze, lo dicevano loro. Quando il virus non è aggressivo si apre, quando il virus è aggressivo si chiude. Se invece chiudiamo tanto quando il virus è aggressivo e chiudiamo abbastanza quando il virus non è aggressivo, noi rischiamo veramente di fare il carachiri di questo sistema paese. E ricordo che in tutto il resto d'Europa, in un modo o nell'altro, le scuole sono rimaste aperte. Quindi non sto dicendo una cosa da folle, non sto facendo il Boris Johnson dell'immunità di gregge, sto dicendo che è stato giusto fare il lockdown e è giusto adesso cambiare le misure. Ottimo. Un paese che freme per la ripresa del calcio e non per la scuola non ha futuro, ha detto Piero Angela. Sei d'accordo da Ma tifoso no, anche? no, Piero è un maestro, ma questo è moralismo, perché anzi il calcio ha il minimo di ascolti di tutti gli anni, cioè, sarebbe utile se più gente in questo momento vedesse il calcio e magari se potesse andare a vedere le partite allo stadio distanziati, così è veramente pura follia, cioè si può andare in discoteca ma non si può andare allo stadio, cioè, si può salvare un bambino dal mare ma non gli si poteva fare la respirazione bocca a bocca, cioè sono alcune cose da delirio, si può andare in aereo ma non si può mettere il trolley. Perché imbecilli? Perché il trolley? Perché qualche coglione di burocrate non si ricorda che forse la norma sul trolley è vietato? Qual è il contagio che induce il trolley? Che ti alzi verso la cappelliera? Dai, sono cose ridicole, devono finire tutte e se no non ne usciamo. E proprio perché abbiamo questa flessibilità, se poi arriva sta seconda ondata che non è provato che arrivi, allora chiuderemo quando c'è la seconda ondata. Tu hai prenotato? Grazie. Ti salutiamo allora. No, io ho prenotato perché il mio stabilimento balneare si chiama Via Novaro, la 7, sono tutte le sere lì, sotto quell'ombrellone, chi vuole mi raggiunge. Ciao, grazie. Grazie a Luca Telese per il suo per essere intervenuto. Austico, Per la sua ineffabile commento. effervescenza, esatto, per la sua effervescenza che gli riconosciamo anche ogni sera, appunto, in onda sulla 7. Buon lavoro, ovviamente. Ciao. Grazie di Stan Focus, ciao. Alla prossima, e noi ci ricolleghiamo in questo caso dopo aver veramente fatto un volo planare su più argomenti con la bocca di fuoco, insomma, di Luca Telese sui mercati con.